Madonna del Carmine, che ha sostituito il culto della Madonna delle Grazie. Siamo arrivati a Santa Lucia di Serino. Questo che voi vedete raffigurato è opera dell'abate Michele Ricciardi di Penta, una frazione del Fiscianese, e si trova accostato al convento delle Clarisse, in questa zona ricca di pace, ricca di acque, in questa zona dove si può ammirare la bellezza del creato per le acque sgorganti e per la vegetazione florida. Questa fontana, dove tutti si fermavano ad abbeverarsi, è la fontana che dà inizio a quello che poi l'acquedotto Claudio, che partita da Serino, arrivava a Capo Miseno. Santo Stefano del Sole, tappa obbligata per penetrare nell'interno della Verde Irpinia. E i muri con i murales ci accolgono in questo ridente paese ricco di lecci e di larici. Antichi lavatoi funzionano ancora, qua ci troviamo a Sorpo Serpico, crocevia di quelle antiche strade dell'antico tratturo che portava poi nelle Puglie. Ecco, le indicazioni stradali di epoca borbonica ci danno l'esatta posizione che non abbiamo sbagliato il tratturo. Inoltrarci sull'Appia, ecco un antico mulino e un altro lavatoio, poco discosto dal mulino, dove ancora la gente si reca a lavare non solo i panni, ma soprattutto la lana con cui tessero magnifici tele. Questa è una chiesa a Salza Irpina dedicata alla Madonna delle Grazie. E stiamo sull'Appia, stiamo percorrendo lo stesso itinerario di Orazio quando si recò a Brindisi. Ci accoglie Montemarano, dal nome sicuramente una città di epoca romana. Il castello aragonese ci accoglie. Il gallo, simbolo di San Michele, è effigiato su tutte le porte di Montemarano. Questa effigie, sicuramente 600-700, ci indica dove c'era il maniscalco e l'antica taverna dove ci si poteva servire. Ecco, le prime fontane molto ben decorate, molto ben messe, che incontriamo lungo il tragitto. E qua stiamo a Paternopoli, patria non solo di prosciutti, ma anche di palazzi molto belli, patria dei mobili che si costruiscono in tutto l'Irpinia. Ecco Fontana Rosa, dove nel mese di agosto si festeggia con un altissimo campanile di paglia la festa dell'Assunzione,
ricca di fontane, ma soprattutto conosciuta in tutto il mondo per gli scalpellini di Fontanarosa, affini agli scalpellini di Calvanico, e per queste opere sono di scalpellini di Fontanarosa e per i caminetti. Siamo a Grotta Minarda, feudo di Torgisio di San Severino, il figlio del grande Torgisio, chiamato anche Torgisio de Crittola. Abbiamo ammirato il castello ed ora ammiriamo una stupenda, oltre a questa stupenda chiesa con l'effigie di San Michele Arcangelo, una stupenda taverna, ora diventata macelleria. Alle porte di Ariano Irpino abbiamo incontrato questa colombaia ottocentesca, ricavata su un antico tessuto medievale che a sua volta è stata costruita su antico tessuto romano. Un'altra stupenda fontana lungo il percorso. Questa chiesetta all'ingresso di Ariano Irpino ci fa indicare come gli eventi miracolosi possono stravolgere la storia. Quando Ariano Irpino fu assalita dai saraceni, una potenza divina fece scaricare dal cielo, forse probabilmente un'eruzione del Vesuvio, fece scaricare lapilli che sconforsero le orde saracene. Panorama di Ariano Irpino, patria del pane, patria della lavorazione del grano. E ad Ariano Irpino troviamo questo magnifico castello che domina tutta la valle dell'Ufita, un castello aragonese costruito sul precedente castello Angioino. Questa fontana ha la stessa data dell'acquedotto di Calvanico. Ecco, abbiamo lasciato da poco Ariano Irpino è nel suo territorio, particolarmente a Turchi, probabilmente di origine saracena, troviamo questa taverna con annessa una chiesa e il mulino, e in questa chiesa troviamo l'effigie di San Michele Arcangelo, mentre quella ceramica, quella maiolica del Settecento ci fa capire il culto verso il divino sacramento dei cittadini di Ariano Irpino. La chiesa è sempre aperta. Ecco, lungo la strada, prima di inoltrarci a Savignano Irpino, incontriamo questa costruzione che denunzia chiaramente la presenza di una chiesetta. È un eremo dedicato a San Vito, con annessa taverna e ospizio per i viandanti. Da poco, all'inizio di questo secolo, la taverna è stata trasferita più in territorio di Savignano Irpino, dove un'antica costruzione, un'antica taverna era stata trasformata in fabbrica per colori.
A Savignano Irpino noi incontriamo ancora una comunità arbesh, cioè franco, cioè una comunità albanese. E con Savignano Irpino le nostre strade si dividono. Invece di andare verso Foggia, preferiamo andare verso Troia, cioè la patria del vino, nei territori tenuti in mano dai Sanseverino, che avevano affidato questo territorio ai loro sudditi più fedeli, tra questi Berardo San Giorgio. Questo è l'ultimo comune dell'Irpinia. E sono le ultime fontane che noi troviamo e, come dice Orazio, facciamo in getta di pane e di acqua perché non sappiamo cosa troveremo nelle Puglie. Antico lavatoio con fontane a Malaguto, Monte Aguto. Ecco, Montaguto protetto dal suo castello. Invece qua ci troviamo in un altro castello, ad Orsara di Puglia. Siamo entrati in Puglia. Questa costruzione di epoca normanna è dedicata a San Michele Arcangelo. E ci troviamo qua a Troia, nel magnifico Duomo di Troia, dove è sepolto il nostro concittadino di Baronissi, arcivescovo Farina di Baronissi, vescovo di Foggia e Troia. Ecco il magnifico rosone in questa cattedrale del XII secolo, voluto da Guglielmo il Buono, patria del vescovo Seripando, che per lunghi anni ha retto la diocesi di Salerno. Vengono da Costantinopoli, come le porte di bronzo del Duomo di Salerno. L'inconfondibile stile romanico che si confonde con le influenze arabe o saracene. Questo è il piedistallo dell'antico palazzo comunale, ovvero della casa dell'Universitas di Troia. Ecco elementi romanici nelle mura delle case di Troia. A Troia nacque De Pazis, uno della disfida dei Barletta. Chiaramente Troia fu anche